Ciao Vincenzo, complimenti per il tuo result al local multiplayer. Dici un po' cosa hai giocato e che result hai fatto. Allora, ho fatto quarto posto oggi, ho vinto con un Evil Hero, ho vinto con un Earth of Warrior e ho perso con un Red Ice. Perfetto. Il deck è questo di qui, che vi piace avere. Sì. Iron Grit, classico Iron Grit, serve appunto Gearfeed, lo rende immune a tutto. Infatti uso tre copie di Gearfeed. Ovviamente lo devi giocare. Si basa su questo. Vabbè, sì. Immune a tutto, 1800 diciamo. Quindi forte ad attaccare, sì, forte nella immunità. Esatto, immune a quasi a praticamente tutto. Due sopravvissuti D, utile anche comunque sempre un 1008, per carità si può sovrastare, però unito a Macrocosmo, che ora vi farò vedere, quando viene bandito si reborna alla end, sì. Quindi anche un piccolo muro. Esatto. Due signora DD, vabbè, classico per difendere, bandisco al limite mi schianto, levo un bestione grosso, classico, sì. Signora DD. Ci sta tutto. Due rota, per richiamarmi comunque un deck guerriero. Sì, quindi quello che vuoi al momento giusto è sempre una carta ottima. Due rimpicciolire, come ho detto appunto 1008 sono abbastanza facili da superare, in questo meta comunque ci sono vari deck che li superano, per esempio Evil Hero, e rimpicciolire comunque mi è stata molto utile per dimezzare l'attacco. E poi due grandi convergenze da usare con Macrocosmo, tutte le cose vanno a finire al cimitero, le carte vanno a finire al cimitero, vengono bandite, utilissimo anche per counterare svariati deck, utilissimo contro con Survival DD, che sì, quando viene bandito si reborn, e con grande convergenza spacco tutto e faccio 300 di danno. È anche capitato di vincere grazie ai 300 di danno, cioè, sì. Quindi serve. Perché praticamente fai blocchi il cheat all'avversario, fai piazza pulita e poi i tuoi mostri o sono immuni o ritornano. Esattamente. Quindi è una bella strategia. Sì. Come ultime trappole, colpo con catena, vabbè, 500 di attacco in più se li uso magari con un survival DD utile per buffare un po' di attacco, ma principalmente vengono usati con Gearfeed, che io l'equipaggio. Esatto. Se muore, Gearfeed spacca e va. Distrugge tutto, quindi distruggendo questo con effetto distruggo, sì, un mostro dell'avversario. E ricordiamo che colpo con catena funziona anche con macro, perché l'effetto dice quando viene distrutto dell'effetto di una carta. Esattamente. È importante questo perché molti pensano che non parta per via di macro. No. No, anche quello bandisce, quindi non ci affizza molto. Per side uso due lance del martello. Oh, bella scelta. Forse due un pochino troppo, non mi è capitato di doverne usare due, però comunque utile per appunto sempre i bestioni grossi. Sì. Un divide la sofferenza, utile contro i mirror assolutamente, o anche svariati deck, perché dividi la sofferenza, devo tributare un mostro, se ho Macrocosmo posso ritributare lui, alla fine mi ritorna. Esatto. Quindi sempre utilissimo. Vabbè, per le trappole è classico di svegliare il drago, non si sa mai, un sacco di raggi notturni, cose così. Io esatto, da quando l'ho usato io praticamente tutte a copiare risvegliare il drago, perché se risolve, sì, sono cavoli amari. Risucchio magico per soprattutto l'ho messo per Evil Hero, è capitato di usarlo una volta sola purtroppo, però comunque sì, è sempre forte. Sto valutando di metterne magari di più, visto che incontro sempre Evil Hero. Esatto. Però per il momento uno blocchi una magia, fai, sì, scartare una magia all'avversario, è sempre forte. Sì, sì, sempre utile. E come ultimo Wall of Destruction, muro di disturbo. Okay. Quelli comunque quando sono tanti mostri, sì, 800 per mostro, sì, lì di potenzi, è sempre ottimo. Ok, questo era il mio deck. Ok, non vogliamo fare l'extra deck, sarà comunque generico. Sì, extra deck generico, non c'è nulla di che. Va bene. Grazie a tutti. Ciao, ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima.